start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Questa vuole essere una piccola serie sulla lore di X4, dell'universo di X. Molti di voi avranno giocato X4 Foundation e i relativi DLC, oppure X3, X2, insomma, i vari capitoli, ma magari alcuni di voi non sanno che ogni elemento in gioco, ogni razza, ogni oggetto ha una lore, ha una storia. Infatti c'è una storia che dura dal primo capitolo di X arrivando fino a oggi. E oggi vi voglio parlare dei portali. I portali che usate normalmente per spostarvi da un settore all'altro hanno una storia molto 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 interessante. Ovviamente vi invito a lasciare il like, a lasciare un commento, ma soprattutto il like per farmi capire che la serie vi interessa, perché sarà senz'altro un lavoro molto molto pesante per me da portare avanti. Ora, questo lo definirei un episodio zero, infatti sarò molto superficiale nella spiegazione, ma per darvi un pochino l'idea di quello che c'è dietro questo progetto e soprattutto dietro la lore di X. Dell'universo di X. Parliamo dei portali. I portali nascono sulla Terra, insomma, qua da prendere un po' con le pinze questa informazione. Diciamo che i terrestri nel 2022 scoprono che le teorie, grazie a uno studente giapponese, le teorie di Einstein possono essere contraddette, o almeno non sono completamente esatte. Infatti si può viaggiare oltre la velocità della luce. Riescono a realizzare un portale sulla Luna, insomma, nell'orbita della Luna, in modo da poter viaggiare velocemente. Iniziano a fare esperimenti con esseri viventi piccoli, dopo aver fatto esperimenti con oggetti inanimati, e funziona. E quindi decidono di portare un portale anche a Marte, e da lì scoprono che è possibile viaggiare attraverso questi portali. Quindi cosa succede? Decidono di portare il portale di Marte a Proxima Centauri. È un viaggio lunghissimo, sono 78 anni, però decidono di farlo in modo da poter espandersi anche in un altro sistema solare. Iniziano a viaggiare trasportando questo portale, ma succede un piccolo imprevisto. Nel 2045, se non sbaglio, dopo 8 anni, il contatto con questo portale va perso. E quindi ne mancano ancora 70, ma se perdono il contatto dopo 8 anni il progetto sembra essere un fallimento. Tuttavia succede una cosa molto particolare. Il portale in orbita intorno alla Terra si scoprì che entrò in comunicazione con un'altra rete di portali, quindi non comunicava più con i suoi portali della Luna, insomma, e quello in viaggio verso Proxima Centauri, ma comunicava attraverso un sistema molto ampio di portali alieni sparsi per la Via Lattea, anzi in realtà partivano da un punto molto lontano nella Via Lattea. Quindi nacquero due cose: nacque la flotta della USC Winter Blossom adibita a esplorare questa nuova rete di portali, e nacque anche una sorta di federazione in difesa della Terra, perché ovviamente i portali potevano condurre ovunque e quindi bisognava difendersi. Si esplorò questa rete di portali grazie alla Winter Blossom, che tra l'altro perse anche i contatti con la Terra perché il computer impazzì, insomma, però il viaggio durò più del doppio di quello previsto. Ma si scoprì che non c'era nessuno là fuori, cioè il paradosso di Fermi venne rafforzato e non smentito. Non c'era nessuno, trovavano solo muschi e piccole forme di vita, ma organiche, ma non senzienti. Questo fu un po' così, insomma, lasciò un po' interdetti gli umani, ma non si fermarono lì gli uomini, perché decisero di avviare un progetto che cambierà la storia della galassia. Perché? Perché crearono i terraformer, delle navi con intelligenze artificiali adibite a terraformare i mondi, e iniziarono a terraformare tanti pianeti, tra cui tanti pianeti sì, all'interno di nuovi sistemi solari, ricordiamo Aldrin e quella che ora conosciamo, che prima si chiamava Sonera, mi pare, Sonera 4, quella che conosciamo come sistema di Argon Prime. Iniziarono a terraformare e centinaia di migliaia di persone si misero in viaggio e iniziarono a colonizzare altri mondi. Ma anche qui successe qualcosa, nel senso che queste intelligenze artificiali, i terraformer,
vennero dismesse dopo aver colonizzato 12 pianeti, siamo nell'anno 2099, e in pratica non avevano all'interno queste navi Terraformer un protocollo di autodistruzione. Questo venne inviato tramite aggiornamento dalla Terra e quindi le navi si autodistrussero, tranne una nave, se non ricordo male, perché il creatore di questo progetto di terraforming non era d'accordo, quindi salvò questa nave, la nave venne persa e così via. Questa nave si è evoluta talmente tanto da diventare xenomorfa. Vi dice qualcosa questa parola? Sì, nacquero gli xenon, delle navi intelligenza artificiale che un bel giorno decisero di attaccare la Terra. Attaccarono la Terra, questi diciamo oppositori vennero grazie a una tattica militare spinti lontano dalla Terra e alle loro spalle venne distrutto il portale. Quindi la Terra aveva il tempo di riorganizzarsi perché nessuno poteva più attaccarli. E la gente che era andata via? Beh, la gente che era andata su altri sistemi, ora, oggi, li conosciamo come gli Argon. Quindi Argon Prime e tutti i sistemi a esso collegati. Tra l'altro, se qualcuno di voi ha giocato all'espansione Culla dell'Umanità, c'è una missione in cui si entra all'interno, una missione molto carina, dove si entra all'interno di una stazione orbitale intorno alla Terra che è semidistrutta. Ecco, quella stazione, se voi la cercate in internet, trovate tutta la storia e questo potrebbe essere un capitolo di questi episodi sulla lore, ed era appunto una stazione in difesa della Terra che poi venne distrutta contro gli Xenon. E quindi voi la esplorate, quindi esplorate storia del gioco. Ovviamente se non conoscete la lore non vi fa né caldo né freddo, ma magari dopo aver visto un video, aver letto un documento riguardo a questa storia, potrebbe crearvi un certo fascino nel visitare questa stazione e recuperarne i dati all'interno. Così come dopo magari aver visto questo video potreste risultare affascinati ogni volta che entrerete in un portale, soprattutto quando visiterete i portali di Terra, Marte e Luna, o arriverete ad Argon Prime. Quindi questo è l'inizio a grandissime linee, perché poi si potrebbe approfondire molto molto di più di quelli che sono i fondamenti dei portali e della prima storia umana e soprattutto l'origine degli Xenon. Poi ci furono più guerre, ovviamente. Calcolate che gli Argon persero i contatti con la Terra appunto perché venne distrutto il portale, e da lì partì l'anno zero che chiamarono NT, Nuovo Tempo. E quindi da lì iniziarono le nuove forme di governo, insomma, e si resero indipendenti. Entreranno poi in contatto con la Terra in futuro, ma lì nacquero dei terrestri nuovi. Il distaccamento appunto dei terrestri nei nuovi sistemi solari. La domanda che potreste farvi è: se ora si sono stabiliti lì, quindi ipotizziamo Argon Prime, sistema che tutti conosciamo su X4 Foundations, come mai prima non hanno trovato alcuna razza aliena? Beh, questo andrebbe spiegato con un episodio a parte, ma in sintesi gli abitanti di Argon Prime, comunque quelli che erano emigrati dalla Terra alla scoperta di nuovi sistemi solari, scoprirono che poi i loro portali si misero in comunicazione con una rete di portali totalmente diversa, che ipoteticamente potrebbe essere quella delle razze poi che tutti conosciamo, quindi dai Teladi agli Split, ai Paranid, i Boron e tutti gli altri. Perché questo avvenne? Questo lo dovremo approfondire in un altro episodio. Vi basti sapere che gli antichi sono i reali creatori della rete di portali. E anche qui un capitolo a parte, perché gli antichi sono un'importante parte dell'universo della serie X. Ora, la palla passa a voi, fatemi sapere se vi interessa. Ovviamente, dato che il lavoro mi richiederebbe tanto tempo per studiare appunto queste cose, per segnarmele, per realizzare i video, i testi, se non raggiungiamo un gran risultato appunto questa serie non andrà avanti, perché non ha senso, essendo di nicchia il gioco sarebbe ancora più di nicchia il progetto. Però fatemi sapere. Ovviamente alla prossima e ciao ciao.